Difeso andando su col suo passo a 3 minuti 19 secondi di vantaggio, quindi oggi il francese veste la maglia ciclamino su Sipsov. Poi Bradley Wiggins in quarta posizione a 3.48, Vincenzo Nibali a 3.57, Mauro Sant'Ambrogio è in settima posizione a 4.06, Cadel Evans in quattordicesima posizione a 5.03, mentre Ivan Basso in diciassettesima posizione a 5.51, Michele Scarponi in trentaduesima posizione a 8.04, quindi distacchi importanti, ma soprattutto distacchi importanti tra i big a questo punto, perché sono lì vicini Wiggins, Nibali e Sant'Ambrogio, mentre invece Cadel Evans ha pagato ieri, ha pagato ancora di più Basso, ha pagato moltissimo Scarponi, che però tra poco vedremo grande protagonista di quest'oggi perché sta animando la fuga. Ma adesso andiamo a sentire proprio le interviste registrate questa mattina dal nostro Enrico Cattaneo, ecco la firma di Cadel Evans, sempre molto applaudito, Gianni Savio con la sua squadra, eccola. Sempre il gruppo compatto sul podio per il team Androni Venezuela. E qui abbiamo un Michele Scarponi sereno, firma. E allora andiamo a sentire proprio i grandi protagonisti di questo Giro del Trentino, 37esima edizione. Oh, per me in classifica abbiamo cominciato in 6 in crono squadra, non avevo anche grandi tesi sinceramente. No, è un percorso, una corsa duro, un livello, un corridore di ottimo livello, un'ottima preparazione per il Giro d'Italia. È partito forte con quella fuga del primo giorno, ieri per me non è stata una giornata facile. Però ho lavorato parecchio e ho pagato un po' il lavoro svolto in altura. Penso che oggi, domani, di andar meglio e comunque in prospettiva giro di aver lavorato bene. È un'ottima stagione che praticamente da quando è iniziato a febbraio per le corse che riguardano me è sempre nei 5. Mi manca questa benedetta vittoria, ma speriamo, sembra di essere sulla strada giusta e spero arrivi presto. I think it's more how the Giro is going to be in terms of the riders here, the style of racing and the type of roads we're going to be using. So I'd say it's a lot different to Romandy and races in France like Paris-Nice and that. So yeah, I think so. And just riding with, like I said yesterday, with Nibali and Scarponi and those guys, you really get a sense of how everybody is on the climb. So. Oggi è una tappa un po' speciale perché molto salite, discese. Ma non molto difficile. E spero che oggi possibile la fuga, andare all'arrivo. E la mia squadra controllare. E voilà, spero che questa sera avrò ancora la maglia. Allora, le parole di Bradley Wiggins, ha detto giro diverso da quello che è la Parigi-Nizza o il Giro di Romandia, si corre in maniera differente, le strade sono differenti e poi abbiamo visto ieri rivali come Nibali e Scarponi cosa possono fare sulle salite. Quindi un Bradley Wiggins che si è calato ormai nella parte di dover affrontare un Giro d'Italia che gli offrirà prospettive agonistiche differenti rispetto al Tour de France dell'anno scorso. Però concentriamoci sulla partenza da Pergine, Val Sugana, quindi lasciata la Val Sugana, un viaggio verso il nord oggi verso il sud per il gruppo, verso sud-ovest, perché poi sono andati ad affrontare l'altopiano della Paganella con il primo Gran Premio della montagna, al FAI della Paganella, ed è lì che si è formata la gruppa. Intanto con le immagini siamo sempre quelle di stamattina, proprio alla partenza, alle ore 11:11. 134 i partenti questa mattina, si sono ritirati Viviani, Elia Viviani e Coledan, grande protagonista ieri. Lungo viaggio verso ovest, verso sud-ovest, Fai della Paganella, hanno fatto il Fai della Paganella e questo è il lago di Ledro, questo è il lago di Ledro, siamo come posizione d'arrivo nella Val del Chiese.
Ecco qua l'altimetria, una tappa molto nervosa, Silvio Martinelli. Sì, assolutamente, abbiamo sentito anche i protagonisti intervistati alla partenza, soprattutto il leader della classifica generale, Maxime Bouet, definire questa tappa molto difficoltosa perché molto nervosa. Primo Gran Premio della montagna alla FAI di Paganella, l'altopiano della Paganella passando da Andalo. Il Gran Premio della montagna invece non è posto sul passo del Ballino, poi si sale verso Molina di Ledro da Riva del Garda, anche qui un tratto in salita molto impegnativo, passaggio poi sotto la linea d'arrivo qui a Condino per poi percorrere gli ultimi 28 chilometri che presentano un altro Gran Premio della montagna di Daone. E qui con le immagini invece siamo già in diretta con la fuga che è in atto da diversi chilometri. Abbiamo visto le splendide immagini del lago di Ledro, con tra l'altro già conosciuto al Giro del Trentino, vinse Vauclair 2 anni fa in un duello con Scarponi. Un bellissimo duello vivemmo 2 anni fa, ma oggi c'è una prospettiva interessante perché vedete ci sono 9 uomini in fuga. 9 uomini in fuga, un passaggio particolarmente storico quello dalla Val di Ledro, perché oltre ad essere una splendida valle con un lago dove si possono fare anche gli sport acquatici, c'è anche il discorso storico, perché ci fu una delle grandi battaglie della terza guerra di indipendenza italiana proprio qui a Bezzecca. Giuseppe Garibaldi, che stava avendo la meglio sugli austriaci, dovette dire obbedisco al re d'Italia, dovette fermarsi nella sua avanzata. Infatti a Bezzecca c'è proprio la piazza Obbedisco, come obbediscono i gregari a Vincenzo Nibali, che vuole andare a chiudere sui 9 fuggitivi. Fuga che è stata data, il via di questa fuga è stata data da Cataldo e Felline, che la sorte vuole, degli 11 originari della fuga sono rimasti 9, non ci sono proprio quelli che l'hanno iniziata, Cataldo e Felline, che erano partiti al chilometro 8, poi sono stati raggiunti dagli altri 9 corridori proprio sulla salita che portava al Gran Premio della Montagna, primo della giornata, di Fai della Paganella, dove è transitato per primo Scarponi, in seconda posizione Sarmiento e in terza posizione Stefano Locatelli. Ma andiamo a dire, a elencare, Silvio Martinello, quali sono i componenti di questa fuga, che è una fuga importante proprio per gli elementi che vi sono al proprio interno. Allora, insieme a Cataldo e Felline, che si sono già staccati, i componenti della fuga in questo momento, che ha un vantaggio attuale appena comunicato da Radio Corsa di 3 minuti e 38 quando mancano poco più di 40 chilometri all'arrivo, è così composto. Ci sono 2 compagni di squadra di Vincenzo Nibali, vale a dire Paolo Tiralongo e Tanel Kangert della Stana. Ivan Santaromita della BMC, della Canon del Pro Cycling abbiamo Sarmiento. Per la Lampre Merida abbiamo Michele Scarponi, che sta tentando di rifarsi dopo la debacle subita ieri, e Christian Durasek. Per l'Androni Giocattoli Venezuela abbiamo Emanuele Sella. Per la Bardiani Valvole CSF Inox Stefano Locatelli, e per la HK Rural Piedra Perez Antonio. Questi sono i 9 corridori all'attacco, il gruppo a 3 minuti e 38. 3 minuti e 38, 128 chilometri di corsa percorsi, siamo nella Val d'Ampola in discesa, mentre il gruppo è ancora in Val di Ledro, una discesa tra l'altro che presenta una pendenza notevole con diversi tornanti, molto tecnica, andare giù bene e forte si può guadagnare qualcosa. E vediamo che oltre agli uomini della Stana anche uomini della Vini Fantini per Sant'Ambrogio al lavoro in questo momento. Sono Sant'Ambrogio che ha messo un compagno di squadra, naturalmente Maxime Bouet, AG Desert La Mondiale, vediamo un compagno di squadra di Bouet in seconda posizione, e il Team Sky che ha controllato la corsa per buona parte della tappa quest'oggi. Vincenzo Nibali con i suoi compagni di squadra si mantiene a ruota dei primi 3, coloro che stanno lavorando. Hanno 2 compagni di squadra, Vincenzo Nibali, la Stana, 2 compagni di squadra, Paolo Tiralongo e Tanel Kangert, nella fuga in atto in questo momento, quindi giustamente
rimangono a ruota. Un Vincenzo Nibali che forse ieri molto brillante ha commesso un errore, non ha usato al meglio i compagni di squadra, ne aveva diversi con lui, ma l'unico è stato Agnoli che è stato in grado di fare un po' di lavoro, invece a mio avviso doveva far lavorare di più sia Fabio Auro, sia Kessiakov, sia Tiralongo, sia Diacenko, che invece si sono staccati proprio sotto l'impulso e l'azione del loro capitano. Questa è una, dal punto di vista tattico, a mio avviso un piccolo appunto che mi sento di fare a Vincenzo Nibali per quanto accaduto ieri, ma è altrettanto vero che siamo alle prove generali un po' per tutti coloro che puntano al giro e quindi ci sta che ci si possa, diciamo così, permettere questo genere di piccoli errori dal punto di vista tattico. Intanto con le immagini dall'elicottero abbiamo visto proprio la selvaggia Val d'Ampola che porta dalla Val di Ledro fino ad arrivare alla Valle del Chiese. Ecco qua i tornanti di cui vi parlavamo, splendida questa immagine che ci regala Paolo Dominici dall'elicottero, il torrente Palbico che scorre alla destra della sede stradale, torrente dove gli abitanti del luogo sono soliti andare a pesca di trote, e qua come tante formichine il gruppo in discesa per raggiungere la Valle del Chiese che sarà protagonista di questo finale. Ricordiamo, l'arrivo è a Condino, ma transiteranno poi prima i fuggitivi, naturalmente, eccoli inquadrati dal nostro operatore Francesco Simula con la moto pilotata da Nazareno Agostini. Anzi, questo è il gruppo, quindi Raffaele Iannibello alla ripresa con Roberto Radini alla moto. Ci stanno fornendo questa immagine del gruppo, vedete tanti tornanti da affrontare per i corridori e per i nove fuggitivi per arrivare in Val di Chiese. Tatticamente la gara è vissuta su questa fuga, la tappa fino adesso su questa fuga di 11 elementi che poi sul passo del ballino sono diventati prima 8, poi Emanuele Sella è riuscito ad entrare e quindi 9. Hanno perso terreno Cataldo e ha perso terreno anche Fabio Fellini, già riassorbiti dal gruppo, e soprattutto un gruppo che era molto molto vicino ai fuggitivi, era arrivato a 1:20 con il Team Sky davanti a fare l'andatura, complice un incidente meccanico di Bradley Wiggins, quindi la squadra Sky ha dovuto smettere di tirare per andare a raggiungere i fuggitivi per attendere il proprio capitano, e quindi questo ha dato meno impulso al gruppo e i fuggitivi sono tornati a guadagnare. Ed è un'azione molto molto interessante, dicevamo di Michele Scarponi, voglia di rivalsa per lui, dura se che è andato bene. 3:27 adesso, siamo al chilometro 131 di corsa, 3:27 il vantaggio dei 9 nei confronti del gruppo. Hanno una quarantina di chilometri ancora davanti a loro e questo vantaggio importante, 3:27 l'ultimo aggiornamento, diciamo che è un vantaggio che potrebbe consentire a qualcuno dei fuggitivi di resistere alla rincorsa del gruppo, grazie appunto, come hai ricordato, all'incidente meccanico in cui è stato coinvolto, che ha subito Bradley Wiggins, il gruppo ha rallentato, a quel punto sono entrate in azione altre squadre ed è soprattutto la Fantini Selle Italia in questo momento la più attiva all'inseguimento, ma questi 9 corridori all'attacco ci stanno credendo giustamente. Davanti a loro c'è ancora una sola asperità, il Gran Premio della Montagna di Daone, e mancano 40 km con 3 minuti e mezzo di vantaggio, quindi ci sono tutte le condizioni anche quest'oggi perché questo attacco di coraggiosi possa avere successo. Ricordiamo che il meglio piazzato in classifica tra i 9 al comando è Stefano Locatelli, che occupa attualmente la 24esima posizione in classifica generale a 6 minuti e 31 di ritardo dal leader Maxime Bouet. Intanto abbiamo visto il gruppo dei fuggitivi, dei 9 fuggitivi, è già a Storo, quindi ha terminato la discesa. Storo famosa per la farina gialla tipica di quel paese, di questo paese che stanno attraversando in questo momento, che è a soli 5 chilometri dal Condino. Infatti tra qualche minuto vedremo proprio prima i 9 fuggitivi passare, mentre erano ancora in Val d'Ampola alle prese con i tornanti il gruppo. Ecco qua, gruppo con la
lunga scia delle ammiraglie al seguito dei corridori, un gruppo che comunque ha perso parecchi elementi perché non si arriva, non c'è l'arrivo in salita oggi, ma una tappa con un notevole dislivello complessivo alla fine della giornata sui 176 chilometri finali. E tra l'altro l'andatura è stata abbastanza sostenuta. Sì, andatura sostenuta, siamo intorno ai 40 di media con naturalmente tutte le asperità che sono in programma quest'oggi. I corridori ne hanno ancora una davanti a loro, il Gran Premio della Montagna di Daone è una salita che ha una pendenza media intorno al 6%, quindi per questo motivo mi sento di poter dire che qualcuno di loro potrebbe avere la possibilità di andare a conquistare un risultato importante in questa difficile giornata. Il gruppo probabilmente si è accorto che potrebbero non essere in grado di approfittare ancora dello spazio a disposizione per recuperare il gap e ci stanno dando dentro, ma in questo tratto tra discesa e pianura il gruppo non ha lo spazio per mettere in atto un vero e proprio inseguimento, quindi l'andatura è pressoché simile. Questo mi fa pensare, mi fa prevedere personalmente che ci possono essere delle ottime opportunità per i corridori che fanno parte del gruppo di testa. Quindi meno di 34 chilometri all'arrivo per i 9 fuggitivi. Ecco le immagini della testa del gruppo con un corridore della G2R, ricordiamo Maxime Bouet, leader della generale, ricordava quest'oggi che proveranno a controllare la corsa. La G2R, Andrea, che ha perduto il capitano, il vincitore del Giro del Trentino del 2012, vale a dire Domenico Pozzovivo, coinvolto in una caduta al 7° chilometro ed è stato costretto al ritiro. Intanto qua sembra che ci sia quasi una frattura nel gruppo che sta terminando la discesa nella Val d'Ampola, si sta immettendo nella Valle del Chiese. Eccolo proprio il gruppo in pianura e tra qualche chilometro, meno di 2 chilometri, manca il passaggio. Intanto al Storo il ritardo del gruppo che vediamo inquadrato nei confronti dei 9 fuggitivi, quindi di Tiralongo, Kangert, Santa Romita, Sarmiento, Durasek, Scarponi, Sella, Stefano Locatelli e Piedra Perez è di 3 minuti e 10 secondi. 3 minuti e 10 secondi con mi sembra Alessandro Proni, il corridore davanti a tutti a fare l'andatura per la Bini Fantini. Ed ecco qua Storo. Sono proprio i corridori della Bini Fantini con Luca Scinto in ammiraglia che sono loro che hanno il maggior interesse per andare a recuperare la fuga, perché la G2R Mondiale va davanti per tenere sotto controllo. Abbiamo detto che Stefano Locatelli è il corridore meglio piazzato, il suo ritardo 6.31 attualmente da Maxime Bouet. Ieri Locatelli è stato protagonista di un'ottima prova, si è piazzato all'11° posto. Maxime Bouet è arrivato ieri alle Terme di Vetriolo in 20° posizione, il distacco tra i due poco più di un minuto, quindi Maxime Bouet ha solo la necessità di tenere sotto controllo questo tentativo ed è quello che sta facendo, non ha nessun interesse ad andarlo a raggiungere e quindi i suoi compagni di squadra si stanno muovendo di conseguenza, così come sta facendo il Team Sky per puntare poi nella tappa di domani a tentare di rovesciare la situazione. Quindi ci sono veramente tutti gli elementi perché questo tentativo possa quest'oggi avere successo, si stanno impegnando tutti molto molto bene, dando il loro contributo, anche Emanuele Sella che salendo verso Molina di Ledro ha provato ad attendere il compagno di squadra Felline che faceva parte di questo tentativo, poi quando ha capito che Felline non ce l'avrebbe più fatta lo ha lasciato al proprio destino ed è rientrato nella fuga. Intanto abbiamo visto un cambio davanti, in testa al gruppo l'imponente tedesco Knis del Team Sky. Questo è il tratto più vantaggioso per gli inseguitori, questo tratto che porterà fino a Pieve di Brono subito dopo Condino la strada inizia di nuovo a salire, quindi questo è l'unico tratto, poi ci sarà quel Gran Premio della Montagna di terza categoria con un 9% mascherato, ci hanno detto, no? Perché in realtà le pendenze arrivano anche al 14% sulla salita che porta a Daone, la Val di Daone, la Val di Fumo, una valle lunghissima e selvaggia che vedremo proprio quando l'affronteranno i corridori. Tra l'altro l'atteggiamento di questo gruppo è di 9 corridori che hanno tutta l'intenzione di arrivare d'amore d'accordo al traguardo, probabilmente lo scatto quando ci sarà proprio sul Gran Premio della Montagna e ci sarà lì la selezione naturale di questo gruppo e poi chi più ne avrà arriverà al traguardo, perché
da Daone ad arrivare al traguardo ci sono 16 chilometri, ma molti con una discesa che tu conosci, Silvio, una discesa dove non è semplice, il gruppo lì non ha molto da guadagnare. Sì, assolutamente, assolutamente, il percorso si presta, ci stanno credendo, vedi, come hai notato, nessuno è lì ad attendere che ci sia saltare un cambio, tutti stanno dando il loro contributo, quindi ci sono ottime possibilità che questo tentativo possa andare all'arrivo, mentre cominciano già a transitare qui sotto la nostra postazione le auto che anticipano la corsa, quindi tra qualche minuto assisteremo al passaggio della fuga e successivamente al passaggio del gruppo. Durasek, Santa Romita, Scarponi, Sarmiento, Stefano Locatelli. Per il secondo giorno consecutivo Stefano Locatelli, dicevamo quando era un corridore under, lui bergamasco, volava veramente in salita. Poi un difficile passaggio, intanto manca un chilometro al passaggio al traguardo per i 9 fuggitivi. Ecco che vedono già l'arco che segnerà poi l'ultimo chilometro della gara. Stefano Locatelli, quando era un under 23, correva per la bergamasca, volava letteralmente in salita, aveva delle accelerazioni impressionanti, solo che non, nel passaggio tra i professionisti non riusciva tanto a tenere il ritmo in pianura del gruppo. Uno Stefano Locatelli che ci fa piacere vedere invece protagonista già ieri, ha fatto un'ottima scalata a passo del a Vetriolo Terme e anche quest'oggi in questa fuga. Ieri era stato un suo compagno di squadra, l'ultimo ad arrendersi al rinvenire del gruppo. Coledan, che abbiamo sentito, oggi si è ritirato proprio dalla corsa, dal Giro del Trentino. Nomi interessanti. Tiralongo è un gregario che però 500 metri al passaggio al traguardo, Tiralongo è un gregario di lusso, no? Quello che viene definito, fa un grande lavoro ma poi riesce anche a togliersi le soddisfazioni in prima persona. Ricordiamo proprio il duello con Scarponi al Giro d'Italia, quando riuscì l'anno scorso a vincere una splendida tappa al Giro d'Italia per Paolo Tiralongo, e quest'anno sarà lui l'alfiere principale di Vincenzo Nibali al Giro d'Italia. Ed eccole che arrivano, sentite anche l'aumentare del boccione dello speaker qui nella postazione, perché stanno passando i 9 fuggitivi, quindi tra gli applausi della gente, 9 fuggitivi, e adesso possiamo far scattare il cronometro per rilevare esattamente quanto sia il loro vantaggio nei confronti del gruppo. E guarda, Scinto è andato a parlare con Proni, adesso Scinto sempre molto attivo. D'altronde io che vado in moto al Giro d'Italia so bene chi sono i due direttori sportivi che più assomigliano a Michael Schumacher nella guida dell'ammiraglia. Uno è sicuramente Luca Scinto e l'altro è Bramati, però sono bravi a guidare, molto decisi ma bravi nella guida. Ecco che il nostro elicottero pesca con il dorsale numero 5, la maglia Ciclamino, la sorpresa di questo Giro del Trentino. Maxime Bouet diceva ieri: abbiamo due carte da giocarci, io e Pozzovivo. A questo punto è rimasta lui l'unica carta per la G2R, la mondiale. Maxime Bouet, che ha costruito la sua leadership proprio nella prima semitappa, quella con arrivo a Lienz, e adesso decisamente in fila indiana. Ancora tanto lavoro per Proni lì davanti, praticamente lui e Knis si stanno dando il cambio in testa al gruppo, poi schierata tutta la stana e schierata anche la Canyon nelle prime posizioni. Rimane nella pancia del gruppo Maxime Bouet. A questo punto la sua squadra non sta più lavorando, anche se c'è sempre lì Ben Gastauer nelle prime posizioni, però non è un lavoro attivo quello del Giro d'Italia mondiale, che tra l'altro ha lavorato molto nei chilometri precedenti. Anche i corridori del Team Colombia si portano nelle prime posizioni, anche loro spronati da Valerio Tebaldi in ammiraglia nel tentativo appunto di cercare il risultato. Hai parlato della dote importante che Maxime Bouet si è costruito con quell'importante tentativo della prima giornata, la prima semitappa a Lienz, tra l'altro semitappa che ha conquistato in volata davanti al cieco Cerny.
e quindi un Maxime Bouet che a questo punto, soprattutto dopo, ha preso coraggio anche dopo l'importante prestazione di ieri, ha perduto solo 2 minuti e 23 da Sivtsov, quindi un Maxime Bouet che a questo punto ci crede e con lui naturalmente tutta la Gedeserla mondiale, che nonostante la perdita di Domenico Pozzovivo ha a questo punto una importante possibilità di raccogliere un risultato veramente interessante. Intanto vediamo la velocità sostenuta del gruppo che è entrato in condino, sede di arrivo, Valle del Chiese, e tra un po' vedremo transitare proprio il gruppo allungatissimo in fila indiana, grande velocità tra l'altro, maglia anche della NetApp. Sono 3 minuti i ritardi del gruppo, quindi hanno guadagnato 10 secondi. Eccoli che passa proprio con Gastauer e poi abbiamo visto due corridori del team NetApp nelle prime posizioni, Schwarzman e Jan Bartha, mi sembrava il secondo compagno di squadra di Schwarzman. Sta passando un gruppo di ritardatari. Gruppo di ritardatari, il loro ritardo intorno ai 14 minuti dal gruppo di testa, quindi l'unico obiettivo è quello di raggiungere il traguardo in tempo massimo, mentre qui siamo ritornati con il gruppo Team Europe Car, ora appunto un componente di questo team che ha preso una decina di metri di vantaggio, mentre davanti Scarponi ha chiesto il sacrificio a Durasek che ora si è staccato, sono rimasti in quattro, Scarponi, Santa Romita, Tiralongo e Sarmiento. Quindi intanto sta arrivando anche Pietra Perez. Sì. Pietra Perez, intanto è scomparso Scarponi, eccolo là, lo scorto adesso. No, Scarponi era davanti, Andrea, e Durasek. Chiedo venia, mi sono perso distratto dal fatto che stanno passando altri corridori qui sul traguardo, ancora lotta per rimanere nel tempo massimo, intanto concentriamoci però per la lotta per la vittoria di tappa. 1 minuto 58, ancora tanto il vantaggio dei gruppetto, con Sarmiento che sta perdendo qualche metro, mi sembra che Scarponi abbia anche accelerato. Santa Romita. Questo è il tratto più duro, con pendenze che arrivano anche al 14%, Ivan Santa Romita, anche lui sta perdendo qualche metro, qualche colpo di pedale nei confronti della testa della corsa. Michele Scarponi mi sembra che abbia dato l'impulso maggiore con Tiralongo, anche lui in difficoltà, anche Paolo Tiralongo scatenato. Michele Scarponi ha guadagnato 5 metri proprio sulle massime pendenze della salita che porta a Daone. Michele Scarponi una decina di metri adesso, bellissima l'azione di Michele Scarponi, 2-0-2. Sai perché? Perché il gruppo si è fermato, nel senso che non appena si sono tolti i corridori del team NetApp e poi il timido tentativo dei corridori del team Europe Car, il gruppo si è letteralmente aperto, nessuno ha l'interesse, sia chi ha qualcuno davanti naturalmente da tutelare e sia chi insomma non ritiene questa salita in grado di creare delle situazioni a proprio favore, quindi questo hanno buon gioco a questo punto Michele Scarponi e Paolo Tiralongo, che con grande difficoltà ma che con grande tenacia allo stesso tempo sta ritornando sotto a Michele Scarponi quando manca 1 chilometro al Gran Premio della Montagna di Daone, quindi si fanno veramente interessanti le chance a questo punto per Michele Scarponi e Paolo Tiralongo di poter cullare la speranza di giungere all'arrivo. Il loro vantaggio continua a mantenersi di poco sopra i 2 minuti. Settima tappa del Giro d'Italia, l'anno scorso lo dicevamo prima, arrivarono primo e secondo, sembrava che Michele Scarponi ce l'avesse fatta a Rocca di Cameo, intanto anche Ivan Santa Romita comunque non si è arreso perché ha una cinquantina di metri e continua a pedalare. Ecco la pedalata leggera invece di Stefano Locatelli, inquadrato in questo momento, che ormai sta per essere raggiunto dal gruppo dal quale abbiamo visto staccarsi Pirazzi e poi un corridore anche del team Astana. Quindi Pirazzi va a cercare di andare a riprendere la testa della corsa proprio nel punto di massima pendenza. Punto di massima pendenza questo della salita di Daone, ormai Scarponi e Tiralongo dovrebbero essere prossimi al GPM. A Rocca di Cambio Scarponi fu davanti fino agli ultimi 2 metri, poi incredibilmente Tiralongo riuscì a sopravanzarlo in quella che è stata la sua seconda vittoria al Giro d'Italia. La prima fu quella che commise, che vide Alberto Contadore, intanto un tifoso che va ad applaudire i due in testa, Scarponi sempre davanti, Tiralongo dietro. Tiralongo vinse a Macugnaga
con Contador che fece un gesto splendido nei confronti di un ragazzo che lo ha sempre aiutato e tanto nei suoi successi. Mentre Andrea a seguire l'azione di Pirazzi in testa al gruppo, Radio Corsa segnala Mauro Sant'Ambrogio, anche lui alla ricerca. Eccoli, inquadrati prontamente da Nazareno Balani con il nostro mezzo sul telecamera sull'elicottero, Mauro Sant'Ambrogio e Stefano Pirazzi. Brillante anche Stefano Pirazzi, già ieri all'attacco si sta portando su di loro un corridore del team Astana, mi sembra anche Davide Rebellin in maglia CCC Polsat. Il gruppo lascia andare questi attacchi, quindi c'è grande possibilità. Eccoli qua, pescati benissimo dall'elicottero con Tangert e Durasek. Mentre Santa Romita è riuscito a rientrare proprio in vista del Gran Premio della Montagna, Santa Romita rientra su Michele Scarponi e Paolo Tiralongo, quindi un terzetto di corridori italiani all'attacco che ora si lanceranno in discesa. Ecco qua l'inquadratura per Michele Scarponi, tris di corridori italiani, alle loro spalle Sant'Ambrogio e Pirazzi, provano nel tentativo, non sarà facile, hanno due minuti da recuperare nei confronti del terzetto di testa, che è un terzetto ben assortito, corridori tra l'altro di grande esperienza tutti e tre. Per Santa Romita ricordiamo il successo alla Coppi e Bartali nel 2010, poi il passaggio alla BMC come compagno di squadra di Cadel Evans, ha vinto anche il Tour de France. 500 metri per Pirazzi Sant'Ambrogio al GPM. Ecco qua Sant'Ambrogio, grande protagonista di questo inizio di stagione, però non stanno guadagnando tantissimo nei confronti di un gruppo che adesso lo vedo più allungato il gruppo, quindi aumentata la velocità anche del gruppo in questi ultimi centinaia di metri che portano al Gran Premio di Daone, sotto proprio l'impulso dei compagni di Vincenzo Nibali. E se ne arriva di nuovo Stefano Pirazzi invece, che non ci sta, mentre vedi che è aumentato il vantaggio del terzetto di testa, sta aumentando, non c'è grande decisione a parte questo rilancio di Stefano Pirazzi. 2:06 ci segnala la grafica, mancano ormai poco più di 15 chilometri all'arrivo, sono finite le difficoltà in questo, tra poco termineranno anche per questo gruppo, il gruppo principale. Ci sono altri corridori, ricordiamolo, tra il terzetto di testa e questa prima parte del gruppo, il gruppo dei migliori, ci sono altri corridori che nel frattempo si sono staccati, che facevano parte della fuga. Kangert ad esempio, e Durasek e Sarmiento anche, e fra questo dovrebbe gruppo dovrebbe esserci anche Locatelli ancora, Stefano Locatelli. Intanto Michele Scarponi va a transitare per primo anche su questo Gran Premio della Montagna, ricordiamo che era transitato in questa tappa anche per primo sul Gran Premio della Montagna di Fai della Paganella. Va a bere la borraccia Ivan Santaromita, va a bere dalla borraccia anche Michele Scarponi e Tiralongo, che credo si incaricherà adesso di fare le traiettorie in discesa. Discesa che è un prezioso alleato, no, si sposta in questo momento e fa passare Scarponi, discesa che è un prezioso alleato del terzetto nei confronti dei loro inseguitori. Assolutamente, assolutamente, anche perché dietro, a parte che sono ormai un po' tutti, solo il team Astana che ha ancora Vincenzo Nibali, che ha ancora diversi compagni con lui, ma davanti chiaramente Paolo Tiralongo, quindi non farà lavorare la squadra, così dicasi naturalmente per la BMC, che insomma non ha molti effettivi, ma comunque non andrà davanti a lavorare, quindi mi chiedo chi appunto dietro si assumerà l'onere di andare a rincorrere i tre all'attacco in questo momento. Non credo ci siano le condizioni per riuscirci, infatti Vincenzo Nibali, come vedi, ha messo davanti i suoi compagni di squadra, ma non tanto per andare Fabio Auru in questo momento, non tanto per andare a riprendere la fuga, ma semplicemente per controllare. E infatti il vantaggio continua a salire. 2:13, allora Santa Romita ha la 37esima posizione in classifica generale con 8:37. Intanto Bue rimane lì a difendere la sua maglia ciclamino. Sono rimasti in pochi, eh? Sì, ricordiamo che Maxime Bue non ha assolutamente preparato questo Giro del Trentino. La sua stagione avrà il centro al Tour de France, però professionista, una grande occasione per lui, e allora è lì. Comunque la condizione non è così male, altrimenti non sarebbe lì insieme a quel gruppetto. 8:37, dicevamo, il ritardo di Ivan Santaromita proprio dall'inquadrato Bue.
Poi per quanto riguarda questo terzetto di testa, Paolo Tiralongo 8.01, il suo ritardo da Bue in 31esima posizione, mentre invece Scarponi 8.04 in 32esima posizione, quindi sono veramente attaccati per quanto riguarda le posizioni in classifica generale questo terzetto, ma naturalmente a loro conta e conterà adesso riuscire ad andare a vincere questa tappa. Oggi siamo passati da Bezzecca, zone di Garibaldi, e chissà, questo attacco garibaldino di tre italiani finalmente in testa alla corsa, Silvio, dopo che non abbiamo potuto gioire molto. Intanto con Pierre Roland davanti in discesa nel gruppo non abbiamo potuto gioire molto con i nostri corridori. Finalmente un bel terzetto di corridori italiani, il varesino Ivan Santa Romita, il marchigiano L'Aquila di Filotrano, Michele Scarponi e Paolo Tiralongo, che da solo unisce l'Italia, nato in Sicilia, vive a Bergamo e quindi unisce l'Italia, dice. Ma è importante, direi, soprattutto la prova di Michele Scarponi. Ieri in grande difficoltà, oltre 4 minuti il suo ritardo, e oggi subito una prontissima reazione. Lo avevamo sentito anche intervistato da Enrico Cattaneo questa mattina alla partenza, comunque aveva abbastanza previsto la debacle di ieri e quest'oggi già pensava di andare meglio ed è entrato in questo importante tentativo, anzi è stato uno di coloro che lo ha alimentato, mentre questo è un'inquadratura di Alfredo Martini, presente qui sull'arrivo per assistere alla gara. È proprio qua di fianco a noi. Alfredo, finalmente tre corridori italiani davanti a tutti. Ho sentito che parlavate di Scarponi. Stamattina ci ho parlato insieme. Era intenzionato a fare una buona corsa, perché dice: io in quest'ultimo tempo ho avuto dei momenti che ho sentito proprio il rendimento maggiore in me, quindi spero di poter trovare la giornata giusta. E sembra che sia proprio così, perché Michele Scarponi lo vediamo qua davanti, tra l'altro è stato il più brillante sulla salita di Daone. Insomma, il più brillante fra tutti qua rimane sempre Alfredo Martini, concorderai con me, Silvio? Assolutamente, assolutamente. E Michele Scarponi sta vivendo una bella giornata, un bel segnale per lui, che ha lavorato tanto per prepararsi al Giro d'Italia. Intanto Michele Scarponi, mi informano che andrà a vestire anche la maglia di leader del Gran Premio della Montagna, quindi per lui la maglia verde da domani. E adesso la discesa, stanno ancora affrontando questa lunga discesa con questo tornante a destra. 2.11, mantengono invariato il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Sì, non c'è assolutamente situazione favorevole. C'è Maxime Bouet in persona, ma che è lì davanti assolutamente senza nessun intento velleitario, non ha assolutamente nessun interesse a spendere energie per andare a contenere il suo ritardo. Ora arriva un compagno di squadra, dagli il manforte. Comunque hai parlato prima di Maxime Bouet e del suo eccezionale momento, nonostante ci abbia dichiarato e ci abbia confessato di non aver assolutamente preparato questo appuntamento, ma ha sfruttato alla grande. Ecco perché è importante che i giovani capiscano che ci vuole coraggio a volte nel rischiare. Lui sta metabolizzando e sta monetizzando al meglio questa azione importante in cui è entrato nella prima semitappa a Lienz ed ha delle concrete possibilità di portare questa maglia di leader anche domani, al traguardo di domani, quindi conquistare una corsa importante al cospetto di corridori di primissimo livello, stelle di primaria importanza del movimento internazionale. Quindi è importante che i giovani prendano spunto da queste azioni e cercare di avere coraggio di entrarci, di provarsi e di provare naturalmente a conquistare dei risultati. Tanto dialogo tra i tre in testa, 2.09, e questo è il momento della verità per loro, perché ecco qua che intanto la regia di Nazareno Balani ci proprio propone il dialogo tra Tiralongo e Michele Scarponi con Ivan Santaromita che passa davanti e li guarda. Questo è il momento più delicato per loro. Ma intanto, sai cosa accade?
Sì, Durasek e Kangert che ormai sono, vengono ripresi. Accade che nessuno dei tre ha ambizioni di classifica e tutti quanti cercheranno a questo punto di monetizzare al massimo questa opportunità. Scarponi è notoriamente abbastanza lento allo sprint, Paolo Tiralongo è un po' più scattista di lui, probabilmente Ivan Santoromita è più veloce dei tre, ma bisognerà capire insomma quante forze sono rimaste anche dopo una giornata in fuga in una tappa impegnativa come quella di oggi. Intanto Franco Pellizzotti, come avevamo visto fare l'anno scorso nelle stradine della Val Sugana quando andò proprio a vincere questa maglia, sta pennellando alla perfezione le curve, ha guadagnato anche una decina di metri. Franco Pellizzotti, quindi bello anche vedere Franco Pellizzotti là davanti in testa al gruppo. Ricordiamo, per coloro che si fossero sintonizzati solo in questo momento su Rai Sport 2, stiamo trasmettendo la seconda tappa del Giro, anzi la terza tappa, scusate, del Giro del Trentino, da Pergine Valsugana a Condino. L'arrivo dopo 176 chilometri, sono gli ultimi 10 chilometri, abbiamo in testa tre corridori italiani, sono Michele Scarponi, Ivan Santaromita e Paolo Tiralongo. Sono i tre corridori inquadrati in questo momento dalla regia Nazareno Balani, sono i tre corridori che facevano parte di una fuga di 11 corridori che ha caratterizzato questa terza tappa del Giro del Trentino, una tappa che prevedeva due gran premi della montagna, sono stati affrontati entrambi, mancano 10 chilometri, hanno un vantaggio ancora superiore ai 2 minuti e sono rientrati nella Valle del Chiese, il terzetto di testa. Continuano comunque di comune accordo dopo un attimo in cui avevano iniziato troppo presto comunque a controllarsi e a cercare di capire anche la condizione degli avversari. E questa, vedi, Silvio, è l'immagine migliore per il terzetto di testa. Non c'è assolutamente accordo, vedi che tra l'altro ci sono componenti di compagni di squadra dei tre corridori davanti, ora in questo momento Cade Evans ha rischiato di creare qualche problema a Cameron Wurf che stava andando davanti con decisione per andare a tirare. Ivan Basso in persona probabilmente aveva chiesto al compagno di squadra di rendere più, diciamo così, allegra l'andatura, vedi che non c'è assolutamente accordo, non ci sono le condizioni, quindi questo è tutto vantaggio naturalmente, come hai detto, dei tre davanti che hanno a questo punto un'ottima opportunità e staremo a vedere chi tra loro riuscirà a coglierla, perché tutti e tre non possono vincere, se la meriterebbero tutti e tre, ma 9 chilometri, un podio italiano. 9 chilometri al termine, 2 minuti e 3 secondi in largo, intanto nel gruppo da Scarponi, Santaromita e Paolo Tiralongo. Iniziata la fuga degli 11 all'inizio della salita di Fai della Paganella, intanto scatti anche dietro nelle, da parte del gruppo, e Francesco Manuel Buongiorno, il campione italiano under 23 che abbiamo visto scattare. Cade Evans nelle prime posizioni del gruppo. Intanto il bacino artificiale della, vedi le ammiraglie, perché sono ritornati sulla strada provinciale, sì, e hanno incrociato i ritardatari, quelle erano le ammiraglie che seguono l'ultimo gruppettino che abbiamo visto transitare, quindi c'è stato l'incrocio tra i due gruppi appunto, e hanno lasciato strada naturalmente al terzetto di testa che sta andando a giocarsi la vittoria di tappa. Sono rimasti in pochi gruppo principale, intanto i tre fuggitivi stavano passando il bacino artificiale della centrale di Cimego e si stanno riportando verso Condino, e qua si susseguono gli scatti. Allora, la fotografia giusto della corsa, dare un aggiornamento, giusto dire, povero Sarmiento, non inquadrato mai delle telecamere, però in questo momento Sarmiento della Canon in quarta posizione ha un ritardo di 43 secondi nei confronti dei tre che sono al comando, Scarponi, Tiralongo e Santaromita. 43 secondi dietro c'è Sarmiento e a 2 minuti il gruppo, quindi 2 minuti il gruppo. Ecco qua che l'immagine con Santaromita, stanno facendo lavorare più, vedo che è quello che tira più dei tre, Santaromita, forse quello che è consapevole anche di avere le maggiori possibilità di vittoria. Nessuno dei tre è un drago allo sprint, certo. Stiamo parlando veramente, stiamo cercando di capire chi lo è meno dei tre, e quindi entrano in gioco anche le energie naturalmente, ma tutti e tre ci credono, giustamente, tutti e tre ci credono, stanno avendo la possibilità di portare a termine Duarte, intanto, un importante tentativo, e Duarte che tra l'altro, insomma, se fossero arrivati in gruppo sarebbe stato
sicuramente il corridore più veloce, uno dei più veloci. Fabio Duarte prova il tentativo solitario. Questo ragazzo lo vedremo anche impegnato al Giro d'Italia. Tanto talento per lui. Intanto Duarte però sembra non avere molto successo ed è Maxime Mabue addirittura che esce dal gruppo in posizione da cronoman per andare a riportarsi sulla ruota di Fabio Duarte. Dovrebbe evitare secondo me Maxime Mabue di fare questi sforzi, dovrà spendere tutto domani salendo verso la durissima salita che porta a Sega di Ala, sarà lì che proverà naturalmente a difendere le sue chance di vittoria. In questa fase c'è anche un forte vento contrario alla marcia dei corridori che sta rallentando naturalmente i tre di testa, ma anche sta inibendo un po' le così chi avesse lo spirito e la motivazione per tentare un inseguimento. Un inseguimento che ormai sarebbe comunque assolutamente inutile, servirebbe solo a ridurre il gap con il terzetto di testa, perché questi tre ormai sono assolutamente irraggiungibili. Insomma, sembra che abbiano trovato un accordo, probabilmente inizieranno a studiarsi quando, in base alla loro esperienza, saranno sicuri di poter giocarsi senza brutte sorprese loro tre la vittoria, perché dopo l'incomprensione iniziale, appena finita la discesa, hanno imboccato la strada statale, poi adesso hanno ripreso a darsi cambi regolari. Intanto continua a pedalare solitario Fabio Duarte. Mentre Andrea, giusto per fare un riepilogo, abbiamo solo due moto in movimento e un elicottero, non ci sono altre telecamere, ma un aggiornamento su chi era in fuga prima. Ci sono ancora Locatelli e Piedra della Caca Rural, Sarmiento in quarta posizione a 50 secondi dal terzetto di testa. Ad 1.30 sono rimasti Locatelli e Piedra, il gruppo con Maxime Bue, con il leader, a 2.16 in questo momento. Quindi questa era la fotografia della corsa ai meno 8 chilometri. Meno 8 chilometri, fotografia della corsa, quindi tre corridori al comando, Sarmiento in quarta posizione, quinto e sesto insieme stanno procedendo Locatelli e Piedra Perez, e poi c'è il gruppo con ecco Sarmiento inquadrato per un attimo dal nostro elicottero, lo vediamo, uno sforzo bestiale per lui che è un corridore leggero, sta pedalando controvento, l'unica compagna e l'ammiraglia per lui in questi ultimi chilometri che lo separano dall'arrivo da Condino. Comunque meriterebbe, proprio per essere stato tutto il giorno in fuga, di poter quantomeno arrivare con un ottimo piazzamento in quarta posizione. Dietro di lui Stefano Locatelli e Piedra Perez, proprio loro sta cercando il nostro elicottero. Si blocca per un attimo l'immagine, eccoli qua. Piedra Perez, maglia verde, scura e bianca della Caja Rural, e Stefano Locatelli sono in quinta e sesta posizione davanti al gruppo, con più di un minuto di vantaggio rispetto al gruppo, secondo l'ultimo rilevamento cronometrico. Davanti, informati naturalmente che il loro vantaggio continua a crescere leggermente, hanno un po' rallentato l'azione. Mi sembrava di aver scorto un meno 6 all'arrivo. Sì. Alleggerito il rapporto per cercare di recuperare muscolarmente il più possibile. Duarte ripreso intanto. E prepararsi allo sprint, che è uno sprint comunque con la strada in leggera salita. Vento favorevole, strada in leggera salita, e quindi tra i tre potrebbe avere anche qualche chance Paolo Tiralongo, che quando la strada sale sa scattare in modo molto interessante. Altro si prosegue a scatti intanto nel gruppo principale, gruppo che comprende i big di questo Giro del Trentino. Cade Levans, l'abbiamo sempre visto nelle prime posizioni, c'è anche Ivan Basso, c'è Bradley Wiggins e c'è Vincenzo Nibali in quel gruppo, e c'è anche Franco Pellizzotti che ha disegnato alla perfezione la discesa dalla Val di Deone per tornare alla Valle delle Chiese. Ecco qua che iniziano anche a studiarsi nei visi, nei volti, per scorgere qualche debolezza nel corridore che sta pedalando in compagnia per tanti tantissimi chilometri. Pedalata molto agile quella utilizzata da Michele Scarponi,
lui che è sempre stato accusato in salita di usare rapportoni. Ma è andato con il rapporto giusto finora, ha alleggerito da un paio di chilometri il rapporto proprio per cercare di recuperare muscolarmente una certa brillantezza per prepararsi giustamente allo sprint, quello che stanno facendo un po' tutti. Ivan Santoromita in testa in questo momento, Paolo Tiralongo alla sua ruota e Michele Scarponi in terza posizione, mentre continuano ad aumentare il loro vantaggio. 4 chilometri all'arrivo, ai meno 6 avevano 2:20 di vantaggio. Intanto Sant'Ambrogio, dopo aver tentato anche lui, è rientrato a far parte del gruppo. Eccolo qui. Intanto iniziano ad arrivare sul traguardo i primi mezzi dell'infinita scorta che fa parte di una gara ciclistica. Lavoro immenso quello di organizzare una gara di ciclismo che coinvolge tantissime persone. Le forze di polizia, la polizia stradale, i carabinieri che svolgono una funzione importantissima, la scorta tecnica per la sicurezza dei corridori. Poi tutti i volontari della protezione civile che sono situati praticamente ad ogni imbocco di ogni strada. Pensate, su 176 chilometri quante strade, stradine, garage, distributori devono essere messe in sicurezza. Veramente un lavoro immane, sempre con il fiato sospeso. Tanto bella questa immagine proprio della Valle del Chiese, con il fiume alla sinistra di questa strada lunga e dritta che sta portando i tre di testa proprio a Condino a giocarsi la vittoria finale. Avremo un vincitore italiano, Silvio, quest'oggi. Su questo siamo certi. Ed è questa già una bella notizia in un ciclismo sempre più internazionale, sempre più avaro di soddisfazioni per i nostri colori. C'è un corridore Dupont davanti ai 4 chilometri. 4 chilometri per il gruppo. Dupont che fa l'andatura, compagno di squadra di Maxime Bouet, leader della generale, che ricordiamo dovrà fare la cerimonia protocollare anche quest'oggi, perché vestirà di nuovo questa maglia color ciclamino. Ai meno 4 il gruppo è a 2:05, a 1:10 Sarmiento, a 1:20 quindi Locatelli e Piedra Perez si stanno riportando su Sarmiento. A 2:05 il gruppo qua inquadrato con Maxime Bouet, che lo vediamo molto sereno e serafico al suo fianco con i baffi da zorro, Serpa Perez e il León de Bucamaranga. Prezioso alfiere sarà di Michele Scarponi nelle salite del Giro d'Italia. E qua il terzetto, ultimi chilometri per loro. Intanto arriva in questo momento la notizia, Piedra Perez e Stefano Locatelli hanno raggiunto Sarmiento, quindi due terzetti in testa alla corsa. Questo che si disputerà la vittoria finale, Sant'Armita in maglia rossonera, Tiralongo in maglia celeste e Michele Scarponi in maglia fucsia e blu. Poi dietro il terzetto con Stefano Locatelli e Piedra Perez che hanno raggiunto il corridore della Canon del Sarmiento. Sono ormai giunti sul rettilineo d'arrivo, circa un chilometro e mezzo all'arrivo, già in fondo a questo rettilineo all'orizzonte possono vedere i tre di testa con Scarponi in questo momento a condurre l'arco che segnala loro l'ultimo chilometro. Quindi si rinnova il duello di Rocca di Cambio con il terzo incomodo inquadrato in questo momento, Ivan Santaromita. Per ora non si sono ancora fermati a studiarsi, stanno tirando dritto. Ecco che vedono l'arco là in fondo, l'arco che segna l'ultimo chilometro di corsa. Bradley Wiggins e Franco Pellizzotti sulla sua ruota. Grande organizzazione, sereno, grande organizzazione del Team Sky. Ormai i team moderni sono organizzati, perfetti. Abbiamo visto proprio la squadra di Bradley Wiggins avere al seguito anche un cuoco, ordinare alimenti specifici per i corridori. Insomma, le cose che però, bisogna ricordarlo Silvio, le cose che fa il Team Sky le facevano noi, i team italiani, la nazionale italiana già tanti anni fa. Perché sì, assolutamente, abbiamo fatto scuola anche lì, ora ci hanno copiato e se vogliamo hanno anche migliorato, si sono modernizzati e i risultati naturalmente stanno dando ragione. Fu il grandissimo Sergio Chiesa
ancora più di 30 anni fa con il grande Alfredo Martini alla guida della nazionale, ad essere il precursore appunto di questo modello di organizzazione, mentre davanti sono iniziati i tatticismi naturalmente. Sì. Ed è tutta da vivere questo duello, che è un duello non solo fisico ma anche mentale in questi casi. Non bisogna sbagliare la mossa, perché i livelli di questi tre ragazzi allo sprint sono equivalenti, nel senso che ognuno dei tre ha la possibilità di vincere la tappa se giocherà al meglio le proprie carte. Adesso è Tiralongo davanti, Scarponi si è portato in terza posizione, Ivan Santaromita alla ruota di Tiralongo, è un, quasi un surplus, un continuo studio, un lungo studio, vedremo chi sarà il primo corridore a rompere l'indugio. Intanto con le telecamere poste dall'Ita 100 di Milano siamo proprio sulle inquadrature fisse di questo arrivo. Tiralongo, Santaromita e Scarponi, questo è l'ordine. Stanno entrando nella zona transennata, ancora il terzetto nella stessa posizione, e parte lo sprint, parte lungo Tiralongo. Santaromita in seconda posizione, lo affianca Scarponi, partito molto dietro, è una lotta fra Tiralongo e Santaromita. Tiralongo, Santaromita davanti a Tiralongo, terzo Michele Scarponi. 20 centimetri per Ivan Santaromita, si è difeso alla grande Paolo Tiralongo, ma la vittoria sorriso al varesino della BMC. Mentre qui per la quarta posizione stanno arrivando Piedra Perez, Stefano Locatelli e Sarmiento, ed è Locatelli che prende l'iniziativa. E allora è partito Stefano Locatelli, il corridore della Bardiani davanti, ma Sarmiento lo affianca, è un testa a testa anche in questo caso tra i due Locatelli. Con Locatelli davanti a Sarmiento che si lamenta per una stretta verso le transenne. Quarto, quinto e sesto quindi, e adesso attendiamo l'arrivo del gruppo, ma prima dell'arrivo del gruppo ecco che arriva un corridore solitario che sta anticipando di pochissimo il gruppo, è Pirazzi mi sembra. Vediamo dall'andatura, della postura in bicicletta, sembrava proprio Stefano Pirazzi. Adesso vedremo se è il laziale che va a ritagliarsi, sì, proprio Pirazzi che va a anticipare il gruppo che sta arrivando in questo momento con un altro compagno di squadra di Pirazzi che fa lo sprint e battaglina. Con, abbiamo visto nelle prime posizioni anche Emanuele Sella. 1,25 il ritardo del gruppo nei confronti del terzetto di testa. C'è stato naturalmente un recupero, l'ultimo chilometro e mezzo lo hanno condotto praticamente a bassissima andatura con Tiralongo in prima posizione che ha coraggiosamente lanciato lo sprint ai 230-240 metri dall'arrivo, ma è stato superato abbastanza agevolmente direi da Ivan Santaromita. Ecco, qui ci viene riproposto prontamente da Nazareno Balani lo sprint finale. Paolo Tiralongo ai 240 metri si lancia, Michele Scarponi perde immediatamente qualche metro, ai 100 metri Ivan Santaromita affianca Tiralongo, lo supera di quei 20-30 centimetri, naturalmente sufficienti per andare a conquistare questa bellissima e importante vittoria. Bella soddisfazione per un corridore che spesso è impegnato in supporto dei suoi compagni di squadra, dei suoi capitani, di Cadel Evans, di TJ Van Garderen, da quando è passato nel 2011 alla BMC. E quindi dopo la settimana internazionale Coppie Bartali del 2010, un altro successo per Ivan Santaromita. Bello il duello, questione di centimetri, con Tiralongo che non si è arreso fino alla fine. È cambiato poco in...